punti. In primis, dobbiamo tenere presente che la mostra arriva a New York nel 1940, le opere erano a San Francisco, ma il 1° di settembre 1939, così come divertissement, Hitler invade la Polonia e scoppia la guerra. Questo cambia completamente le carte in tavola. Da quel momento l'Italia è un paese nemico degli Stati Uniti. Quindi, perché le opere poi vanno a Chicago e a New York? Perché c'era l'urgenza di prendere una decisione importante, o riportarle immediatamente in Italia, perché gli americani potevano decidere di requisirle in quanto paese nemico, oppure intessere una rete di attesa per capire anche di riportare l'Italia in un clima magari di serenità, cioè per garantirsi che tornasse sani e salvi in Italia. Quindi inizia una contrattazione veramente estenuante con vari musei, e tutti i musei americani chiedono di esporre queste opere. E la vincono Chicago in primis e poi New York. Barr, che era il direttore, Alfred H. Barr, che era il direttore del MoMA, fa una battaglia infinita con i trustees del suo museo, che sono contrari ad esporre opere del Rinascimento italiano, un po' per motivi politici, perché non vogliono, come al Metropolitan, perché uno dei motivi per cui il Metropolitan non accetta la mostra è anche perché, insomma, arrivavamo da un contesto dittatoriale. Ma al MoMA molti dei trustees dicono: noi siamo un museo di arte contemporanea, i nostri soldi dobbiamo spenderli per arricchire la nostra collezione di opere d'arte contemporanea, non per dare un obolo a un governo dittatoriale europeo. Ma Barr fa un ragionamento molto lungimirante. Dice: noi abbiamo ospitato nel museo molte mostre anche di arte antica. Abbiamo ospitato una mostra di arte primitiva, una mostra di arte africana. È soltanto attraverso lo studio e la comprensione dell'arte del passato che noi possiamo capire meglio l'arte del presente. E con questa fortissima motivazione culturale vince la sfida e riesce a portare i capolavori al MoMA. Dopo la fine della mostra del MoMA, questi capolavori ripartono per l'Italia, si pensa se tenerli a New York, dentro l'ambasciata in America, a Washington, dentro l'ambasciata, ma l'ambasciata non ha stanze climatizzate. Qui siamo di fronte a Masaccio, che già aveva avuto un problema, la Venere di Botticelli, insomma, opere che necessitavano di certi microclimi costanti, e quindi si rimbarcano su un transatlantico che attraversa l'oceano con i sottomarini pieni di bombe. Quindi tenete presente, insomma, il panorama veramente periglioso. Infatti, quando arrivano a Firenze, vengono tutte portate a Firenze. Il soprintendente Poggi, grandissimo storico dell'arte, anche responsabile di tante mostre di cui abbiamo parlato stamani, scrive felice, dice: sono ritornati tutti e posso trarre un sospiro di sollievo. Quei sospiri di sollievo alla fine delle mostre sono molti nelle lettere che abbiamo letto. Nello stesso tempo in America c'erano le macchine leonardesche che da Milano Erano partono e non partite. ritornano, perché finiscono, stanno per andare in Giappone e finiscono sotto le bombe Certo. invece. Quindi non è una cosa così peregrina che potesse capitare. Tenete presente che sempre a New York, in quell'anno, c'era la grande New York World's Fair, un'altra grande mostra, come dire, commerciale. C'era un padiglione italiano, l'eloquente padiglione disegnato da Busini Vici, con una fontana, insomma, una costruzione anche molto dispendiosa. All'interno di quel padiglione erano state organizzate delle mostre, una organizzata da Galassi e Baluzzi sull'immagine di Roma, con disegni anche antichi, due disegni spariranno, non torneranno più in Italia, mostre di arte contemporanea. E una grande protagonista di quel periodo, Palma Bucarelli, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, aveva mandato alcune delle sue opere. Bene,
quelle del padiglione italiano non torneranno a Roma, rimarranno a New York. Verrà affittato un hangar al porto che peraltro dopo il 43 l'Italia non sarà più in grado di pagare l'affitto, sarà la Svizzera, paese neutrale, a pagare l'affitto, e rimarranno lì fino al 45, quando Palma Bucarelli comincia a scrivere al ministro, dice io vorrei riavere indietro le mie opere, e quindi inizia tutta una trattativa lunghissima per riavere queste opere indietro, che soltanto grazie alla forza, alla determinazione di una donna come Palma Bucarelli, che durante i momenti più drammatici della guerra, portava con la sua macchinina le opere nei rifugi per mettere in sicurezza, queste opere finalmente tornano in Italia. Quindi, insomma, la mostra, come ce l'ha raccontata Miriam, è anche interessante per i tanti problemi e le microstorie che intorno alla mostra nascono e si sviluppano. Grazie. Venendo sempre a una mostra di barocco di 600, vi racconto brevemente questa mostra degli antichi pittori spagnoli, che è, a mio avviso, molto interessante perché è un'altra faccia della medaglia. Naturalmente vede sempre come protagonista il nostro Roberto Longhi, che anche di questo esperimento, come dire, cancella i dettagli nelle sue biografie autorizzate e anche nelle sue carte, perché studiare la mostra del 39 a San Francisco, Chicago e New York, di cui Longhi era stato il deus ex machina, perché Bottaio chiama anche per scegliere delle opere, ebbene, nelle carte del Ministero dell'Educazione Nazionale, nelle carte di Longhi, naturalmente, non c'è traccia, ma niente, non una firma, c'è soltanto una mezza paginetta di un'introduzione al catalogo che doveva fare Longhi stesso, che poi i musei americani fanno autonomamente, manoscritta, perché appunto non viene mai pubblicata. Quindi Longhi è sempre molto attento a disegnare, come dire, la sua biografia, durante e soprattutto dopo. La mostra però dei pittori spagnoli del 30 è estremamente interessante perché interseca molti dei ragionamenti che abbiamo fatto questa mattina. Intanto la storia nazionale, la creazione di un'identità. Sono pittori spagnoli, ma questi pittori spagnoli vengono usati per, come dire, creare un legame con l'arte italiana e dimostrare che questi pittori spagnoli sono profondamente debitori al grande 600 italiano. Quindi la cugina in latinità, come si chiama Longhi, della Spagna, ha un fortissimo legame culturale e artistico con l'Italia di Caravaggio, di Cavallino, di Strozzi e quant'altro. Quindi c'è sicuramente da parte di Longhi, che è un grande studioso, l'interesse di poter studiare queste opere. Dall'altro però ci sono anche altre motivazioni. Intanto, come vedete, questa mostra è una mostra solo ed esclusivamente di opere della collezione Contini Bonacossi. E questo è un dato molto interessante. Alessandro Contini Bonacossi era un grande antiquario, persona estremamente ben inserita all'interno delle maglie del regime, ma anche persona colta che con la moglie Vittoria mette su una grande collezione. Poi anche molto attento a ingraziarsi l'attenzione di Mussolini e del regime, perché dona, per esempio, dopo il 1911 un intero allestimento a Castel Sant'Angelo. Sapete, nell'11 c'è i festeggiamenti, no? Per la celebrazione dell'Unità d'Italia, e quindi vengono fatte tante mostre. A Castel Sant'Angelo vengono allestite diverse mostre, quindi lui alla fine
della mostra di Castelsantangelo, donano intero allestimento che rimane permanente, dona il bozzetto della statua equestre di Luigi XIV alla Galleria Borghese, quindi trova il modo per farsi ben volere dal regime e diventa estremamente quindi amico di Mussolini e dei suoi generali. Quindi c'è l'interesse, da parte di Contini Buonaccorsi, di rendere nota l'importanza della sua collezione. La mostra degli antichi pittori spagnoli si svolge nel 1930 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, altro cortocircuito tra antico e moderno, un luogo importante per la cultura contemporanea, ma che diventa albergo di questa mostra. Come tutte le mostre, ha un pletorico comitato di cui fanno parte tantissimi personaggi, naturalmente ci fanno parte esperti come Roberto Paliveni, che era il direttore della Direzione Generale Antichità e Belle Arti, ma anche un comitato tecnico di cui fa parte Longhi stesso, Contini Buonaccorsi, August Mayer, che è un grande studioso di pittura spagnola, che sarà con Longhi co-curatore del volume del catalogo, e poi Federico Armani, che era il soprintendente alle gallerie e che quindi aveva, come dire, la tutela dello spazio in cui la mostra si svolse. La mostra dei pittori spagnoli entra nel piano dibattito della creazione dell'identità nazionale. C'erano stati dei precedenti di mostre di pittori spagnoli. Nel 1904 c'era stata una mostra proprio alla Royal Academy di Londra, dove fu ospitata, e qui vedete il catalogo, nel 1920, scusate, dove fu ospitata una grande rassegna di quadri spagnoli con prestigiosi prestiti dai più grandi musei di Spagna, dove oltre alle opere dei grandi artisti già noti come il Greco e Goya, cominciano a essere rivalutate le opere di Velázquez, Zurbarán e Murillo. Quindi c'è una mostra che si pone come un blockbuster per affermare l'importanza dell'arte spagnola del siglo d'oro, però diventa anche uno strumento di studio molto importante proprio per la rivalutazione di alcuni artisti. Naturalmente poi si fa a gara ad andare alla Barentonanos a mostrare gli orgogli nazionali, e infatti nel 30 c'è la grande mostra di cui ci parlava Miriam, organizzata naturalmente dal regime, da Ojetti, e di cui Ettore Modigliani fu, suo malgrado, il Deus ex machina, subendo anche quella drammatica traversata in cui ha temuto più volte di perdere tutto il carico, e quindi anche l'Italia farà bella mostra di sé alla Burlington House. La situazione però e qui vedete il catalogo della mostra romana è diversa. Sì, sono pittori spagnoli, ma sono pittori solo ed esclusivamente le cui opere sono di pertinenza e di proprietà di Contini Buonaccorsi. Quindi è una mostra, diciamo così, di un collezionista che ha il palcoscenico di una grande galleria nazionale. E questo porrà alcuni problemi di coscienza, non a tutti chiaramente, ma a qualcuno che si pone il problema di dire: ma è proprio opportuno fare una mostra di maestri spagnoli soltanto della collezione Contini? Ma brevemente, Longhi, qui avevo messo una delle stanze della Burlington House durante l'allestimento della mostra dell'arte italiana. Questa è la famiglia Contini Buonaccorsi, al centro vedete Alessandro Contini Buonaccorsi, accanto la moglie Vittoria, grande personaggio veramente che tesseva le trame di molte storie e anche della gestione di questa grande famiglia. Buonaccorsi ha una frequentazione con la Spagna di lunghissima data, nel 1904, con Vittoria si trasferiscono lì con tutta la famiglia, con
conosce a un certo punto Longhi tramite il figlio Sandrino, perché Sandrino e Longhi fanno il militare insieme ad Asti, e quindi Longhi entra pienamente nella vita dei Contini Monacossi come consulente artistico. Tant'è che quando Longhi si sposa con quella Lucia Lopresti che citavamo prima, poi Annavanti, va a abitare in una dépendance della villa di Via Nomentana dei Contini Monacossi, quindi lavora proprio a pieno titolo full time per i Contini Monacossi. Ma fanno un'altra cosa Longhi e i Contini Monacossi, anzi i Contini Monacossi con Longhi, intraprendono un grande viaggio in Europa, un grand tour tra il 20 e il 22, che li porta veramente a visitare gran parte dell'Europa, dalle Fiandre alla Francia fino alla Spagna. E questo viaggio, insieme a Contini Monacossi, di cui Longhi trascrive molti appunti e anche entusiastici commenti quando si trova di fronte a dei nuovi Caravaggio, a delle opere importanti, è indubbiamente molto, molto significativo nella carriera di Longhi. Questo è uno dei quadri di Caravaggio che durante la vi le visite in Spagna Longhi può mettere al suo arco come nuova identificazione, o anche un nuovo Velázquez, il San Tommaso di Velázquez del Museo di Orléans, che poi pubblicherà su un articolo molto importante su vita artistica. E poi naturalmente questo viaggio serve anche per corroborare certe attribuzioni. Contini Monacossi aveva acquistato questo famoso dipinto, Il Cavaliere Nero, da un milanese, da Bernasconi, lo portano in Spagna, lo espongono davanti alla Sminiñas per avere la certezza che l'attribuzione a Velázquez è cosa buona. E qui vedete Longhi in questo vestito di lino bianco, fotografia famosissima, appoggiato al Cavaliere Nero, la signora Vittoria, Contini Bonacossi, e il signore che tiene la paglietta in mano è il direttore del museo, Aureliano Berruguete. E in questa circostanza arrivano anche a una datazione del dipinto all'incirca al 1629. Quindi la mostra che viene proposta nel 1930 è una mostra che ha un carattere di studio, come ce la pone Longhi. In realtà è una mostra che vuole come dire, affermare tutti questi anni di studio, tutte queste attribuzioni che Longhi ha fatto nel corso del tempo, e che veramente probabilmente aveva anche un altro intento, cioè Contini Monacossi voleva vendere in blocco i suoi capolavori spagnoli allo Stato, e quindi l'esposizione aveva, diciamo così, una funzione oltremodo importante per Contini Monacossi. Poi vedremo che in realtà succede di tutto e questa operazione non va in porto. Naturalmente nessuno dirà mai che l'intento vero era quello della vendita allo Stato, eh? Ma tra le righe della scarsa corrispondenza e di qualche pettegolezzo successivo, per esempio di Federico Zeri, che spara a zero su Longhi e su certe operazioni del regime fascista, trapela molto chiaramente questo intento di vendita. La galleria che viene scelta, come vi dicevo, è la Galleria Nazionale di Arte Antica. È un'operazione squisitamente politica, di regime. Contini Monacossi è amico di Mussolini, quindi passa sopra la testa di tutti, il direttore delle Antichità e delle Arti Paribeni, e soprattutto il direttore della galleria, Federico Elmanin, vengono completamente elusi, perché tanto hanno già deciso Mussolini e Contini Monacossi. Quindi vengono a sapere che la mostra si terrà alla Galleria d'Arte Moderna, però a un certo punto, in prossimità dell'apertura della mostra stessa, quando
Hermanin, direttore della galleria, si trova a dover organizzare gli spazi, la guardiania, pone un problema. E c'è questa bellissima lettera del 15 di marzo del 1930, in cui, ve la leggo, Hermanin pone un problema di metodo. La mostra limitata ai quadri del conte Contini, che come ella sa ha sempre fatto l'antiquario, può apparire organizzata da noi un po' troppo per valorizzare le sue collezioni, e ciò a me non sembra opportuno nei riguardi dello Stato, che concede un suo soprintendente per l'organizzazione tecnica della mostra ed accoglie, a quanto mi ha detto Contini, la collezione in alcune sale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Valle Giulia. Quindi Hermann viene a sapere, direttore della galleria, che la mostra si fa a casa sua, direttamente dal proprietario dei quadri. Per togliere questo non simpatico carattere alla mostra, basterebbe che vi venissero accolti dipinti spagnoli di diversa provenienza. E quindi il buon Hermanin, uno di quei soprintendenti saggi, fa un elenco delle pitture spagnole presenti nelle gallerie nazionali che potevano essere aggiunte per dare alla mostra una parvenza di maggiore apertura. L'elenco viene inviato a Paribeni, al direttore dei musei nazionali, il quale sembra seriamente prendere in considerazione questa ipotesi, ma poi c'è una minuta cancellata in cui c'è scritto, rispondendo a Hermanin, no. La giunta da parte dello Stato sarebbe sembrata troppo meschina, e quindi, di fronte al diktat, Paribeni decide di non prestare niente, si passa a fare la mostra solo con le opere della collezione di Contini Bonacorsi. E qui vorrei mostrare il giornale Luce, perché c'è si può vedere la mostra nel giornale Luce del 1930 all'inaugurazione, con il Duce che sale le scale a 2 gradini alla volta e la va a vedere trionfante insieme a Contini Bonacorsi, c'è anche Longhi. È molto scuro, ma è interessante perché ci dà anche un senso dell'allestimento. Se è un problema, no. No, no, ma non si vede più qui, si vede soltanto lì. Ah. Vabbè, lo facciamo vedere qui. Va bene. Sì, però devo condividere lo schermo, sì. Non volevo dire che No, no, no. eccolo. Sì. È breve, eh? No. Non c'è Non ce l'ha. Lo puoi commentare. Un altro mezzo di propaganda fortissimo, Giornaluce. certo, ecco qui, guardate, l'allestimento è interessante perché le opere non erano tantissime, erano una quarantina, una sessantina, sono molto ben scandite, e quindi c'è un allestimento veramente godibile. Che va in ordine cronologico naturalmente, quindi da Il Greco fino a Murillo, e poi c'è un'ultima sala con i quadri di Vincente Carducci, che in realtà era un fiorentino, si chiamava Carducci, naturalizzato in Spagna alla fine del Cinquecento. Eccolo, è un po' scuro, però si vede il riflesso sulle. Grazie.
Goya. La manina di Roberto Longhi. E qui stanno tornando indietro. Vabbè, faccio su Roma anche no. Bene. Grazie. Capito? Non scherzo, perché sono proprio lì, quindi non si deve. Allora, io riprendo brevemente e mi porgo verso la conclusione perché altrimenti la nostra collega Serena Quagliaroli non riuscirà a raccontarci la sua mostra. La mostra viene inaugurata e naturalmente si mette in moto la pubblicistica. Il Contini Bonacossi scrive a Ugo Ietti chiedendogli una recensione. Quindi si cerca naturalmente consenso, escono tutta una serie di recensioni che più che recensioni sono veline, cioè tutta una mostra straordinaria, tutti diciamo abbastanza appiattiti su quanto hanno letto nel catalogo. Ci sono però delle incrinature molto garbate che fanno capire che tutte queste attribuzioni, soprattutto i Velázquez, alla mostra, questo è il catalogo degli antichi pittori spagnoli, erano esposti, secondo lui, sette opere di Velázquez. E insomma, si comincia a capire che forse, forse, non tutti sono proprio d'accordo con queste attribuzioni. Uno di questi è Emilio Lavagnino, personaggio importante, che è giovane storico dell'arte in forza al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. Scrive una recensione su Roma, una rivista molto, molto schierata di Galla Sebaluzzi, in cui molto garbatamente, veramente, mette in dubbio alcune di queste attribuzioni. E Lavagnino dice: noi che qui a Roma conosciamo bene l'Innocenzo X della Galleria Doria, il bellissimo ritratto di Velázquez di Papa Innocenzo X, possiamo dire che, sebbene non tutti e sette questi dipinti, per alcuni dei quali l'attribuzione ci può lasciare un po' sospesi, siano all'altezza del quadro della principesca collezione romana, essi sono tuttavia ben degni di rappresentare. Il garbo e l'eleganza con cui si esprime Lavagnino è straordinario, veramente un capolavoro di diplomazia, ma quei un po' sospesi la dice molto lunga su quella che doveva essere l'opinione di chi aveva occhio sulle attribuzioni di questa mostra. E qui arriva la tempesta. Perché? Perché qualcuno ha il coraggio di dire che non è d'accordo, non rimane sospeso come Lavagnino, ma si esprime molto più apertamente. È un giovane itinerario storico dell'arte che si chiama Amadore Porcella, conosciuto ai più perché naturalmente dopo questa esposizione Sì, sono viene molto rebelle. assolutamente Mio zio lo bandito sapeva. da qualsiasi. Ma forse è stato chiuso. E questo siamo noi. Siamo, perfetto. Allora, questo Amadore Porcella, il quale era storico dell'arte, aveva scritto una monografia su Carlo Saraceni, era stato anche un artista perché era di famiglia di artisti e aveva prodotto in gioventù alcune opere di grafica. Scrive sull'Osservatore Romano, perché è molto vicino agli ambienti vaticani, un articolo in cui apre il vaso di Pandora e comincia a dire: qui ragazzi, questa mostra di autentico e di veramente ben attribuito c'è molto poco.
e comincia a elencare le cose di cui non è convinto. Un attimo, perché è Prego. successo un nulla. Vi lascio tutti, eh. Ci siamo. Che fine avrà fatto il povero Concioni? Una brutta figura. Finto per ringraziare Sergio e Matteo che mi stanno dedicando molto agli aspetti Non lo so tecnici. perché cambia da solo. Tu l'ha duplicato lo schermo, cioè, da solo ha cambiato l'impostazione, non so perché. Grazie. Però ti condivido, condividere su Teams. Ma io non ho toccato niente. No, non va uscito da questa casa. No, 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 non lo so perché. Ha cambiato. No, 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 schermo, schermo intero. Non fa da pensate, si vede, no, si vede. No, perché non c'è niente di compromettente, posso vedere. No, nella diretta poi Vedo una viene cosa. proiettata la modalità del lavoro e non la modalità proiezione. Allora, comincia con il greco. Vedete, Longhi e Maier, perché il lavoro è fatto da tutti e due, attribuiscono quest'opera al greco, ritratto alla Tizianesca. È interessantissimo leggere le schede, il catalogo è molto grazioso, con schede molto brevi, c'è la biografia dell'artista. Alla Tizianesca, perché indubbiamente questo dipinto parla molto un linguaggio veneziano. Allora si inerpicano in una descrizione del fatto che il greco sta a Venezia e che quindi prima di arrivare in Spagna studia Tiziano e prende il linguaggio tizianesco. Amadori Pocella dice, ma perché andarsi a inerpicare in una spiegazione così complessa? A Venezia ci sono parecchie persone che potevano aver dipinto un'opera come questa. Per esempio, la figlia di Tintoretto, Marietta Robusti. Questo è il ritratto della figlia di Tintoretto che sta agli Uffizi, l'autoritratto. Dice, se si guardano uno accanto all'altro, beh, indubbiamente potremmo ben dire che questo ritratto l'ha fatto una veneziana, la signorina Marietta Robusti, e quindi comincia a scardinare le attribuzioni. Passo velocemente avanti, questo è il famoso Cavaliere Nero. C'è un altro dipinto attribuito a Velázquez, questo ritratto d'uomo, dice, questo ritratto d'uomo non ha niente di spagnolo, questa è una roba emiliana lombarda e dà un nome, potrebbe essere Ludovico Lana, artista che vive a cavallo tra 6 e 700. Quindi voi capite che ci va giù molto pesante. C'è un altro dipinto molto bello, anche questo attribuito a Velázquez, il genio, l'omaggio a Tiziano. E lui diceva: è evidente che questo non può essere assolutamente Velázquez, e tira fuori il nome per l'epoca pertinente. Siamo nel 30, ricordatevi che su queste opere, sul barocco, non c'è praticamente bibliografia tranne il catalogo a questo punto della mostra di Firenze. Dice: ma questo è chiaramente Luca Giordano, un pastiche di Luca Giordano. Poi in realtà la storiografia più recente, Marco Carini, ha individuato questo bel dipinto del Prado, La mano di Livio Maio, scrittore fiammingo che lavora a Firenze, ma soltanto negli anni 2000 si è potuto fare la corretta attribuzione. Quindi però guardate come Amadore Porcella lavora di fino per scardinare le attribuzioni di Longhi, e così va avanti. Naturalmente Longhi risponde. Longhi è colpito sul vivo, per lui è una tragedia. La sede in cui Longhi risponde è anche molto significativa. È il Tevere, che è una rivista di Teleso Interlandi. Ora, forse è un nome che non vi dirà. Teleso Interlandi era uno schieratissimo, è quello che poi pubblicherà una rivista sulla Lanza. Quindi diciamo che Longhi sceglie una sede
che in qualche modo doveva anche un po' intimorire il suo interlocutore. Che Longhi non nomina mai, non dice Amadore Porcella, lo chiama mentecatto o innominando critico San Pietrino, perché appunto scrive sull'Osservatore Romano. Longhi ci va giù molto pesante e chiude la sua inventiva, perché di inventiva si tratta così. La mostra spagnola rimane quello che è. Una bellissima, imponente raccolta di 66 dipinti, dei quali sarò sempre disposto a discutere due o tre con veri competenti, sicuro come sono di portarli dalla mia parte. Monolitico proprio, straordinario. Intanto dice due o tre competenti, quindi ritiene che i suoi interlocutori in Italia in quel momento possano essere due o tre, non gli interlocutori che aveva avuto Amadore Porcella, che nel suo articolo cita alcuni storici dell'arte che sostenevano insieme a lui questi errori attributivi, e cita per esempio Carlo Gamba, cita Fiocco, Giuseppe Fiocco, grande storico dell'arte, con cui lui aveva avuto diatriba, si erano prese a male parole e quindi hanno rotto la loro amicizia. Cita addirittura Toesca, e Longhi lo prende in giro, dice: ma come fate a portare come sostenitore delle attribuzioni sbagliate sul 600 Pietro Toesca, che conosce la storia dell'arte italiana fino al novembre del 1397, perché era un medievista? Quindi dice: non c'è sostanza nelle vostre accuse. Il povero Amadore Porcella, visto che ormai aveva la carriera compromessa, non tace e risponde nuovamente a Longhi, sempre sull'Osservatore Romano. Anche lui, a questo punto, utilizzando la stessa merce di scambio, non lo chiama mai Longhi, lo chiama Roberto d'Alba, perché appunto Longhi era nato ad Alba. E quindi i due si continuano a guerreggiare. A questo punto, però, Longhi riprende in mano la penna, scrive una minuta per indirizzata a Cipriano Efisiopo, che è un personaggio molto importante e che era stato un recensore molto positivo della monografia di Amadore Porcella su Saraceni. Oppo era un grande personaggio della politica culturale del regime sull'arte contemporanea. E Longhi scrive questa minuta qui, molto drammatica, in cui cancella, fa frecce, perché si capisce che è furente, e dice a Oppo: io mi domando, caro Oppo, che cosa si nasconda sotto tutto questo livore dissennato, dietro tanta doppiezza. Certo è che il risultato è perturbazione della coscienza critica, diffusione della sfiducia nel pubblico, che si allontana sempre più disgustato da queste manifestazioni. Se questo sia sentimento nazionale, amore della cultura e della verità, lo lascio giudicare a lei, caro. Quindi Longhi, che è veramente personaggio intelligente e bifronte, punta sull'amore della cultura, quindi sull'amore di patria, no? Dice: dare questo spettacolo non è positivo per la nazione, per la patria, per gli istituti culturali, e quindi investe un po' di questa responsabilità. In realtà questa lettera probabilmente non parte mai, perché Longhi tira in barca, si chiama fuori da questo consesso critico. Il fatto è che a questo punto la situazione è compromessa. Mussolini è fortemente irritato, non ha più nessunissima intenzione di acquistare per lo Stato la
la collezione. E anche se interviene Ugo Ietti con la sua recensione sulle pagine di Dedalo, ormai è troppo tardi perché lo scandalo è scoppiato. E anche Ietti è straordinario nella diplomazia, nel cercare di salvare capre e cavoli in relazione alle attribuzioni. E dice una cosa molto bella. Dice: il compito di scoprire il vero autore di questa o di quell'opera è certo importante nella storia dell'arte e potrebbe essere utile se i risultati fossero unanimi e definitivi. Per essere utile dovrebbe, cioè, essere fatto con minore ira e maggiore modestia. Il più sicuro conoscitore dovrebbe imparare la calma di Sherlock Holmes, dato che i due giochi si assomigliano più di quello che si creda. Nonostante la buona volontà di Ietti, la mostra non riscuoterà il successo sperato, non arriverà appunto alla conclusione sperata da Contini Bonacossi, ma ormai anche il rapporto tra Londra, Contini Bonacossi e il regime comincia a scricchiolare e Contini Bonacossi e Longhi decideranno di lasciare Roma e si trasferiranno a Firenze, dove la lungimirante Donna Vittoria aveva acquistato Villa Vittoria, presso la stazione Santa Maria Novella, ed aveva acquistato l'attuale sede della Fondazione Longhi sulle colline fiorentine per Longhi, per tenere sempre vicino questo collaboratore. Quindi in questo modo si chiude questa vicenda molto drammatica per Longhi, il quale non ne parlerà mai, tranne quando nel ripubblicare tutte le sue opere raccolte in varie sedi, ripubblicherà alcune delle schede della mostra del 30 e non perderà occasione di mettere in evidenza la sua opinione e di screditare il suo procuratore Maier, dicendo che comunque la sua opinione era diversa. Riferito a un'opera, Due Santi, dice: bellissime pitture dal Maier attribuite a Velázquez, ma da me, fin da quel tempo e ancora oggi, ritenuti capolavori del Seicento Lombardo, con tale designazione purtroppo soltanto generica, li riproduco in attesa di una soluzione definitiva. A quel punto Longhi era l'unico testimone della vicenda e quindi poteva ben dire che era contrario all'attribuzione a Velázquez quando lui stesso l'aveva avallata nel catalogo del 1930. Mi scuso se sono stato prolisso, ma spero di aver lasciato del tempo. Serena. Bene, grazie, bravi, bravissimi, Miriam, Cristiano. In attesa che mi dica il collegamento funziona. Sì. Serena sta riavviando. Ah, Serena sta riavviando. Tengo che appunto Serena Pagliaroli riavvii il computer per, diciamo così, chiudere il centro che abbiamo aperto stamattina con la nostra delle 22, affrontando questa volta un'altra questione, ma appunto del 1952, che arrivando, no, all'estremo post-bellico di questo racconto, tardo il Rinascimento, manierismo, maniera, la mostra napoletana, fonte blu e la maniera moderna, beh, mi viene da, come dire, fare, diciamo così, no, riflessioni è troppo, ma sicuramente sempre ragionando un po' per parole chiave, no, Miriam, su cui diciamo, abbiamo appuntato l'attenzione. Beh, intanto la dinamica di questo rapporto strettissimo collezionismo e ricerca, perché poi in definitiva questi stanno facendo ricerca, possono, come dire, avvicinarsi. O meno, però fondamentalmente quello stanno facendo. A tal proposito, l'intreccio anche non secondario, tutt'altro che neutro, con la questione del mercato, perché nel caso della collezione Contini Bonacossi c'è addirittura di mezzo
il tentativo di, l'ho detto più volte stamattina, passato un termine, boloniano, perché di quello fondamentalmente stiamo parlando, approfittando peraltro della sua collocazione all'interno di una sede pubblica, quindi che vada a valorizzare ulteriormente. E poi pensiamo sempre in questa dinamica, ci hai fatto vedere appunto diversi di quei volumi di colte meritoria divulgazione, nostri Bagnasco, Strozzi, che appartengono a una collana storica poi per appunto una serie di meccanismi di studio e di diffusione della conoscenza. Penso ad esempio a Bagnasco e a tutto quello che ha rappresentato la fortuna di Bagnasco costruita a tavolino da un'altra figura come Benno Gerber, no? Che è alla fine lo stesso iter che nasce e ha le sue radici proprio in concomitanza con la mostra del 22. Bagnasco Society, che viene creata nel 23 in Inghilterra, proprio per nessuno. Sempre a proposito di diciamo dati quantitativi, però appunto nella mostra del 22 dalle sale ancora più corpose, c'erano proprio quelle dedicate appunto a Bagnasco. Notazione rispetto invece alle vicende che ci ha così efficacemente raccontato Cristiano, un nome che per noi a Bari è importante, Federico Hermanin, perché poi, voglio dire, a rispetto del cognome, nasce a Bari, di origine appunto tedesca, e giocherà ad esempio un ruolo molto importante anche qua sul versante della costruzione, del tentativo di costruzione di un sistema museale. E ora, diciamo, un argomento altro sarebbe, però diciamo che appunto alla fine degli anni 20, nel momento in cui il museo che era ospitato all'interno del Palazzo degli Studi, che nasce come museo generalista, museo provinciale, e che poi solo dal 28-29 in avanti diventerà esclusivamente di matrice archeologica, beh, è il momento in cui interviene proprio Hermanin, riconoscendo, anzi ricordandosi delle sue origini, a quel punto già con una carriera avviata. Cioè, lui dirige Palazzo Venezia, eh sì, dirige il museo di ambientazione, sì, fatto per sempre Longhi, poi Palazzo Venezia lo definiva l'Hermanin Museum, cioè per dire, la sua sempre notazione di, e lui che invia da Roma tutta una serie di opere in comodato d'uso, diremmo oggi, qua a Bari, per creare un embrione di galleria nazionale negli spazi che oggi ospitano la prefettura affacciata sul corso Vittorio Emanuele. Tentativo che effettivamente diciamo dà luogo a tutta una serie di sale che vanno a sommare tanto la componente verità quattrocentesca che era all'interno del nostro Palazzo Ateneo, quanto quella cinquecentesca che attraverso ad esempio le pale d'altare, le tintorette e quant'altro arrivano dalla cattedrale, si sommano ad altre opere che a Roma sono conservate nei depositi, erano conservate nei depositi di appunto delle gallerie nazionali d'arte antica, e lì si creano le condizioni per questo nuovo, che durerà una decina d'anni, e poi in definitiva un step successivo sarà la chiusura di quella galleria nazionale, che tra l'altro molto ben documentata anche a livello di documentazione fotografica, ci eravamo occupati in occasione della mostra curata con Luisa Gerosa del 2020, dedicata al Museo che non c'è, arte, collezionismo, gusto antiquario nel Palazzo degli Studi di Bari, e poi da lì si racconterà un'altra storia, quella della Pinacoteca, che è attualmente sul lungomare. Ma sempre come perno di un sistema, di un tentativo di creazione di una rete museale che aveva come punto d'origine una sorta di fabbrica della cultura che nasce per lo meno come tale, come contenitore polifunzionale, e che si identifica nel Palazzo Ateneo. Problemi di collegamenti che abbiamo risolti, e a questo punto do il...